Dal meteo, l'alta pressione che è presente sul Mediterraneo e sulla nostra penisola ci porta a bel tempo, ma anche qualche formazione di nebbia e foschia. Lo vediamo dapprima con le immagini del satellite, eccola qua, ritroviamo in realtà senza nubi sulla nostra penisola, qualche nube in più solo sulla Liguria e sulla bassa Calabria, dove nella giornata e in serata sulla Calabria sono attese delle deboli e locali piogge. Velature invece di passaggio sulle restanti aree, dalla Lombardia si sposteranno verso l'Emilia Romagna, al nord invece Toscana, Umbria e Lazio vedranno le velature, insisteranno sulla Sardegna e ancora degli annullamenti più compatti tra la Puglia e il Molise in questa giornata, senza però nessun fenomeno associato. La giornata successiva vedrà ancora la presenza di bel tempo, un cielo sereno, poco nuvoloso, ma con velature più presenti sulle regioni settentrionali, diventeranno più compatte a ridosso dei rilievi, in particolare dei rilievi appenninici, e ancora formazioni dense di foschie e di nebbie durante le prime ore del mattino, in diradamento poi nelle ore più calde. Nubi che saranno presenti anche tra Toscana, Marche e Umbria, meno sul Lazio, al sud ancora qualche nube presente tra Molise e Puglia e poi tra Sicilia e Calabria, senza però nessuna pioggia associata, sono solo un passaggio di nubi che non darà luogo a nessun fenomeno. Le temperature in questa giornata tenderanno a scendere sulle regioni centro-settentrionali di 1 a 2 gradi ad eccezione della pianura padano-veneta. Guardiamo la giornata successiva, ancora bel tempo sulla nostra penisola con ancora passaggio di velature e sempre formazione di nebbie e foschie soprattutto sulle regioni settentrionali, mentre al sud saranno presenti più nuvole sulle regioni adriatiche, più compatte sulla parte della Puglia salentina, anche qui senza nessuna pioggia associata, temperature che rimangono stazionarie in questa giornata. Bene, è tutto per questo appuntamento, ci vediamo dopo.